Ciao a tutti, sono Alberto Seveso e ora vi mostrerò la mia creazione per Team by Fotolia. Uso quasi esclusivamente solo Photoshop e Illustrator. Lascio libera interpretazione a chi osserva, insomma, i miei lavori. Non c'è una vera e propria motivazione, semplicemente credo che ognuno debba essere libero di vederci quello che vuole in quello che faccio, un po' come nelle nuvole. Non ho preferenze tra lavorare seguendo delle indicazioni ben precise o avere carta bianca. Insomma, dipende, non c'è una regola fissa. Apparentemente la libertà totale potrebbe sembrare la via più facile, ma non sempre è così. Certe volte avere troppa libertà è controproducente. Non ho né trucchi né segreti da svelare, nel senso che non esiste una formula magica, ma se dovessi dare un ulteriore consiglio direi che è fondamentale applicarsi con passione per raggiungere certi risultati. Cioè, ecco, il trucco fondamentalmente sta tutto lì, passare almeno 15 anni della propria vita con il culo piantato davanti su una sedia e la faccia davanti al monitor. In questo mestiere non esistono scorciatoie o corsie preferenziali. Solitamente nei miei lavori integro diversi media, forse per puro divertimento. Mi piace sperimentare e mescolare diverse tecniche, dalla fotografia alle forme vettoriali. Per creare questo lavoro ho utilizzato la mia solita tecnica. Questo perché reputo fondamentale avere un proprio stile personale. Ciò non toglie che comunque posso sperimentare nuove combinazioni e forme nuove per potermi rinnovare. Non ho un'idea sul risultato finale. È un lavoro in continua evoluzione. La tecnica in sé, è molto semplice, forse anche la cosa meno importante. Tutto sta nel posizionare determinati elementi chiave nella composizione dell'immagine. Questo per ottenere un risultato soddisfacente, specialmente nella zona degli occhi e delle labbra. Su Fotolia ho cercato l'immagine principale, ossia un bel ritratto femminile. In genere preferisco delle inquadrature di profilo o a tre quarti, questo per accentuare la profondità. Inoltre nel catalogo online di Fotolia ho trovato delle texture di acquarelli molto interessanti che mi hanno colpito fin da subito. Ho voluto quindi inserire un elemento inusuale per il mio stile. La foto non ha avuto bisogno di ritocchi perché è perfetta. Cerco di intervenire il meno possibile sulle opere altrui. In genere non mi piace eccedere con la saturazione del colore, cerco di mantenere i toni naturali. Cioè sovrapporre le texture di acquarelli a questi elementi vettoriali. Partendo da una funzione base come Drop Shadow, ci sono tanti modi per elaborare le ombre, ma un buon risultato, dipende fondamentalmente dal buon gusto e dalla sensibilità personale. Solitamente mi dedico al background nella parte finale, dopo aver ultimato gli ultimi dettagli del soggetto principale. Infine, dopo aver unito tutti i livelli, mi dedico a perfezionare luci e colori. Nei miei lavori applico ai capelli una tecnica personale. Uso delle forme in wireframe alle quali applico delle distorsioni che danno il senso del movimento naturale dei capelli. Ciao a tutti, grazie per aver visto il video. Potete scaricare il PSD sul sito di Team by Fotolia. Ciao!